Francesca mi chiede, si può rivedere il video di questa sera? La risposta è sì, questo è un seminario aperto a tutti, la registrazione la troverete sul nostro canale YouTube, in basso a destra del nostro sito, cliccando sul social, qua dedicato il tastino rosso, dedicato proprio a YouTube, trovate il nostro canale YouTube dove trovate molti eh, Molti video, sia base che su un po' di tutto, eh, lo troverete nella sezione indicatori per MT4, dato che parliamo di regressione lineare e facciamo proprio vedere un, um, un indicatore. Quindi andiamo direttamente al punto, allora regressione lineare, il ritorno dei prezzi verso la mediana, per essere più precisi, rispetto al discorso di media. Ovviamente sempre mia prassi ricordare anche per correttezza che tutte le informazioni fornite all'opinione espressa in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli reparativi di acquisto vendita o informazioni personalizzate. questo è sempre importante da uh, ribadire assolutamente. Eh, una slide velocissima, che cos'è la regressione lineare? È un concetto un po' complicato a livello statistico, comunque molto semplice da capire. Infatti, poi a noi, per carità, adesso magari andiamo anche a darci un'occhiata a Wikipedia, cosa dice esattamente per chi volesse approfondire il concetto matematico, meglio statistico, però quello è relativo. L'importante è capire il concetto. La linea di regressione lineare. È l'unica linea che, massimi, che minimizza la media, sono abituato a dire massimizza i profitti, quindi, eh, la linea di regressione lineare invece minimizza. È lin, la linea, quindi già qua abbiamo un'informazione, è una linea, che minimizza la media delle distanze fra la linea stessa e i punti della curva. Nel trading la curva è quella dei prezzi. Okay. La linea di regressione è un segmento di regressione che comprende n barre di prezzo. e tendenzialmente come valore utilizzo 100, adesso vediamo tutto insieme, comunque giusto per capirci, vedete questo è una, uh, un esempio di regressione lineare con diverse variabili, ok? Praticamente quei puntini, cioè quei puntini rossi, questi qua, sono dei, dei numeri, okay? che ne so, una serie storica di dati, dipende uno cosa sta analizzando. È normale che noi lì non avremo dei numeri a caso, che ne so, avremo semplicemente dei numeri che sono uh, i prezzi, okay? quindi praticamente i grafici si prendono i valori tendenzialmente di chiusura di un dato time frame. A me quello che interessa capire, che capiate è quel discorso della regressione, okay? quindi è questa linea blu. Che appunto ha eh, l'idea di, come dice la slide stessa, che è tra l'altro è l'unica slide di questo seminario, poi facciamo tutto dal grafico utilizzando meta 3 del 4 e gli indicatori ad hoc, è l'unica linea che minimizza la media delle distanze. Ok? Quindi eh, mi fa capire dove si sta muovendo questa serie di dati. Noi nella serie di dati abbiamo un prezzo, abbiamo la serie dei prezzi, quindi abbiamo il nostro grafico. Ok? Quindi cosa facciamo? Abbiamo il nostro grafico pulitissimo, io mi sono già salvato adesso questa impostazione, quindi noi abbiamo questo grafico. Poi, nella MetaTrader non c'è la regressione lineare, già in passato abbiamo fatto qualche webinar su questo. È stato proposto un indicatore molto semplice di regressione lineare. Quello che facciamo questa sera è proporre un altro indicatore, un'altra serie di indicatori. Adesso iniziamo proprio dal, dall'inizio. Allora, una volta che eh, mi chiedete eh, info.whiscote.eu l'indicatore, perché non c'è nella metatrader, trader, ve lo mandiamo. Okay? Bisogna essere i nostri clienti: i nostri clienti ricevono tutto. Questo comunque è un indicatore base, un indicatore gratuito, non è stato sviluppato da noi. È stato preso dalla rete e migliorato leggermente da Giuseppe Musciarelli, okay? quindi non è stato sviluppato da Squiscot. Comunque ve lo possiamo mandare, ci mancherebbe. Allora, quando ricevete un qualsiasi indicatore Aspect Advisor, come al solito da File, apri scheda Data, poi la piattaforma vi apre la cartella di Windows dove è installata la MetaTrader, cliccate su MQL4, andate su Indicatori, Indicators qua, e copiate i file, quindi che ne so, li ricevete da noi via mail, li copiate qua, sono tre file sulla regressione lineare, chiudete, chiudete tutto, riavviate, quando riavviate la piattaforma trovate ho, il nome RL, regressione lineare, ok? Sono tre, iniziamo dal canale, che alla fine è quello assolutamente, assolutamente, più importante. Allora, valore di input, date, io metto sempre 100 come periodo, però adesso capiamo che cos'è il periodo. Poi abbiamo dei dati, sulla uh, uh, deviazione standard interna io metto 2, 3 e 4, adesso io li ho messi così perché c'era già un colore preimpostato, io voglio il verde dentro, però poi ognuno può cambiare anche i suoi colori. Okay? La linea a, a metà io la voglio vedere di questo colore perché mi piace. Mi ricorda un po' il discorso del bando di Bollinger, però beh, queste sono preferenze personali e poco ci importa. Clicchiamo su OK e mi vengono tracciate diverse linee sul grafico. Ora a me interessa soltanto una cosa, per adesso procediamo a piccolissimi passi. Allora, la linea centrale è quella che ora interessa a noi, ovvero la regressione lineare, la regressione lineare abbiamo detto è l'unica linea che minimizza la media delle distanze fra la linea stessa e i punti di una curva, quindi la linea stessa è quella linea di quel colore che ho messo azzurro chiaro e i punti di una curva, qua come serie di dati abbiamo i prezzi dell'euro dollaro 4 ore, era quel grafico normale che dipende da che grafico mettiamo sulla metatreda, quindi nel trading la curva è quella dei prezzi, abbiamo appena detto, la linea di regressione è un segmento di regressione che comprende n barre di prezzo. Ecco, adesso la cosa sta forse diventando un po' più chiara, ditemi voi. n barre di prezzo quante sono? Li ho detto io all'indicatore di contarmene 100? Perché? Perché io, eh, la regressione lineare, la uso da, da molto tempo. Io sono uno nel trading, poi sapete bene, soprattutto che ha seguito il grid, l'antigrid, eccetera. A cui piace dare, non dando troppo troppo peso alla direzione, cioè io posso dire: Ok, io cerco di guadagnare, non proprio se il mercato va subito lì, eccetera, eccetera, basta che magari non vada un'altra parte. Adesso non so chi ha seguito i concetti di grid. Anche. In tutto il discorso che abbiamo fatto su Grid Anti Grid e questi seminari registrati sono invece disponibili soltanto ai nostri clienti per correttezza, dato che sono tutti gratuiti, il conto è gratuito, però già molti di voi l'hanno seguito. Chi utilizza grid anti-grid può arricchire la direzionalità del grid anti-grid proprio con il concetto di regressione lineare perché io voglio isolare un punto sul grafico dove il prezzo non vada. Comunque, ora non voglio aprire questa parentesi, sennò no poi è la cosa sembra complicata. Per dirvela semplice, andare direttamente sul discorso della regressione lineare, io da un po' di tempo che utilizzo la regressione lineare, diversi anni, e mi sono sempre diciamo trovato bene tra virgolette con 100 come come valore, che ne so, come nelle bande di Bollinger la maggior parte usa 20, quella è la versione lineare, io ho sempre indicato 100, su qualsiasi time frame, quindi se vado su un grafico 4 ore saranno 100 barre da 4 ore, se vado su un grafico giornaliero saranno praticamente 3 mesi, se vado su un grafico 1 minuto sarà 1 ora e 40, eh, già per anticiparvi time frame, qua si può lavorare bene sia su 4 ore che su 5 minuti, quindi già abbiamo Due time frame di riferimento. Poi quello che dovete indicare è il discorso della deviazione standard che iniziamo proprio adesso. Iniziamo con questa, anzi, mettiamo due ovunque, ok, così abbiamo, avremo solo una linea e nessuno si distrae. E clicchiamo su OK. Quindi, le altre linee mi spariranno, clicco su chiudi. Perfetto, ora abbiamo tre linee. Quella centrale, quella che ho messo blu, è la linea di regressione lineare, quella di cui abbiamo parlato finora, okay? quindi praticamente è la linea che minimizza la distanza dai punti. Andiamo anche su Wikipedia, se volete andarli a vedere, un'occhiata eccetera, questo lo potete leggere, basta che mettete su Google Wikipedia regressione lineare e qua vi fate una cultura enorme, soprattutto per chi è molto bravo in statistica, qua di materiale ce n'è, ok? Um, quello che voglio farvi notare è questo: che cosa sono le altre due linee? Le altre due linee sono chi conosce le bande di Bollinger? Adesso, quanti siamo collegati? 70. Uh, le bande di Bollinger le conoscono forse un po' tutti. Riuscite a darmi delle indicazioni sulle bande di Bollinger? Le bande di Bollinger, che tra l'altro mettiamo, sono perché guardate, secondo me se uno conosce le bande di Bollinger capisce il volo della regressione lineare. Le bande di Bollinger sono tre linee come tra l'altro vedete qua sotto sono tre linee le bande di Bollinger sono tre linee la cui linea centrale è la media mobile semplice a 20 periodi ok poi ci sono due linee equi eh, parallele equidistanti ehm, cioè parallele non sono rette però hanno la stessa distanza la distanza tra la linea centrale e quelle esterne, quelle, eh, quelle due esterne, una sopra e una sotto, sono due direzioni standard. È normale che poi questi valori si possano modificare leggendo qua, ok, due direzioni standard. Ok, questo è il discorso delle bande di Bollinger. Quindi si parte dalla media mobile a semplici eventi periodi. Qua invece nella regressione lineare si parte dalla linea di, della retta, che quindi sarà una linea retta, non sarà la media mobile come invece eh, è in Bollinger. Quindi la linea, vedete, sarà sempre retta, okay? poi non sarà sempre inclinata verso l'alto, non sarà sempre inclinata verso il basso, non sarà sempre orizzontale. Okay? Però vedete, già l'indicazione della retta ci dà la presenza o meno di trend, perché anche poi è importante vedere la pendenza di questa linea. Capite che questa è una linea che sta andando verso l'alto però sicuramente non ha una pendenza accentuata, perché ad esempio, che ne so, andiamo a caso su un altro strumento, vedete questa è una pendenza ribassista non marcatissima, dollaro yen ha una pendenza ribassista sicuramente più marcata, audi usd eh, bello, ha una pendenza rialzista molto più marcata, ok? euro yen invece ha una pendenza ribassista, quindi già eh, uno ci dà un'indicazione di trend con l'inclinazione, della retta, la forza e l'intensità del trend, poi vedremo anche un altro indicatore, sempre che ha la logica della regressione lineare, qua sono tre indicatori che andiamo a vedere questa sera, tutti sulla regressione lineare. Ora cerchiamo invece di capire che cosa sono queste altre due, in questo caso sono proprio delle rette, rette equidistanti, la distanza tra le due linee esterne rispetto alla linea di regressione lineare, quella blu centrale, sono due direzioni standard, diciamo proprio come le bande di Bollinger. Due direzioni standard. Punto, vedete? Così è molto semplice da capire. Quindi il concetto semplice da capire per quanto riguarda la regressione lineare è questo. Voi avrete sempre un canale. In questo canale il canale si forma con le ultime 100 barre, perché abbiamo no, indicato noi 100, è normale che potete indicare qualsiasi altro valore. Qual è la logica? La logica è cercare di intrappolare dei ritorni di prezzo verso la mediana, ok? Quindi proprio la linea di regressione lineare. Quindi, un discorso molto semplice: e frequentemente nel trading le cose semplici sono quelle che pagano effettivamente di più. È in prossimità delle due linee, in questo caso rosse, delle due linee esterne, cercare di capire quando ci può essere un'inversione perché. Se la mia mediana di prezzo è questa, la linea blu che avrebbe pensato con un quadrato, quindi non rende l'idea, Io posso dire ora siamo su un eccesso. L'errore che si fa spesso con le bande di Bollinger, io questo lo, lo dico sempre perché poi, io lavorando anche come da quest'altra quest parte dei monitor, noto tante cose. Molti utilizzano uno degli aspect advisor più diffusi è sicuramente eh, quello che vi. Vende sugli eccessi o vi compro o vi vende, cioè agisce sugli eccessi. Quindi Bollinger è molto utilizzato perché, come la regressione lineare, può far vedere gli eccessi di prezzo. Quindi, che ne so, quando il prezzo, come in questo caso, esce marcatamente dalle bande di Bollinger, uno può dire, ok, vendo. Questo è sicuramente un errore, se non fatto con criterio, perché se voi ci pensate... Quando parte un trend rialzista o ribassista che sia ma forte, quindi quando parte un trend fortissimo, sicuramente il prezzo esce dalle bande di Bollinger e sicuramente si fa la famosa cavalcata oltre le bande o sulle bande per un bel po' di tempo, senza mai tornare verso il prezzo della media mobile. Ok? Che ne so, qua ad esempio se ne vedono 3000 di Iniziamo proprio dall'inizio, senza andare poi a fare chissà quale analisi, togliamo il prezzo così si capisce meglio, si vede meglio perché proprio dall'inizio del grafico, come vedete, il prezzo preso pa, se n'è andato giù. Ha cioè, voglia qua aspettare un ritorno dei prezzi verso la media? Quante volte ha picchiato sulla banda di Bollinger senza mai andare a prendere il livello della media mobile? Perché se voi ci pensate, quando ad esempio. Quando ha preso qua, a ribasso, quindi qua dico, eh, adesso aspetta che compro perché il prezzo mi ritornerà verso la, la media mobile. Qua è presente un trend davvero molto forte che se voi dite, ok, io speriamo che il prezzo ritorni verso la media, in quel momento, ora evidenzio con il rosso, vedete, in quel momento dove passa la media delle bande di Bollinger? Qua, ok, il prezzo è più tornato lì a 1,11,74. Boh, magari ci torna domani, ma dal 27 febbraio no. E quanto rischiavo di perdere per guadagnare soltanto quel pezzo? Siamo arrivati da 1,1083 a 1,04, quindi praticamente a 6 figure, 600 pips, eh, di controtrend. Ecco, quindi è sicuramente un metodo rischiosissimo entrare, per fare trading sul ritorno dei prezzi verso la media mobile in questo caso, viste le bande di Bollinger. Ok? E questo attenzione perché è molto importante anche per la regressione lineare. Voi non dovete mai entrare sulla regressione lineare, come ad esempio in questo caso, qua dico ok, compro e poi spero che il prezzo torni sulla, sulla media. In questo caso è avvenuto, per carità. Adesso, qua, cosa dovrei fare? Se il prezzo sarà ancora un po', va a toccare la media. La, la seconda direzione standard, scusate, e poi io vendo sperando che torni verso la regressione, la, linea, la retta di regressione. Magari verrà, però, sicuramente se ora l'euro dollaro prende parte su, voi capite che di là ci passerà per forza no? non è che lo salta. E quindi l'errore sicuramente più frequente è quello di andare a vendere comunque, nel senso perché dovete poi gestire la posizione. Quindi se voi venete lì, il prezzo sale, 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 vi fate male. Okay, quindi bisogna sempre, a mio avviso, almeno questa è la mia esperienza, aspettare la formazione di un pattern, poi che utilizzate Bollinger, utilizzate la linea di regressione lineare per carità, okay. quindi il discorso della regressione lineare è più un, un approccio anche statistico, ecco, abbiamo, analizziamo in questo caso l'euro dollaro o qualsiasi serie di dati e cerchiamo di eh, agire quando il prezzo è su degli eccessi, quindi a mio avviso qual è l'analisi? Ora l'euro dollaro sta salendo e la, regressione linea, la linea blu, la linea di regressione, ha una pendenza non tanto marcata, ma comunque una pendenza realizzata. Ok? Quindi, questo vi evita anche un errore molto comune, cioè, che ne so, ad esempio, il comprare sui massimi. Ad esempio, voi sapete, qua siamo sulla seconda deviazione standard, quindi si evidenzia un eccesso. Dopo, fa, dopo che ho fatto questa semplice analisi, di è molto improbabile che io comprerò qua perché in questo caso compro a un prezzo davvero troppo alto. Quindi un semplice canale di regressione lineare ci può dire quali sono effettivamente gli eccessi. Mi evita anche operazioni che, ne so, ogni tanto mi capita che con qualcuno, magari eh, uno poi pensa che noi abbiamo la bacchetta magica, magari mi chiama e dico, vabbè dai, cosa faccio sul dollaro? Comprovendo. E che ne so, io dipende che logica sei tu, uno, non so magari se fai trading eh, intraday, selvaggio, fai 300 eseguiti al giorno o fai trading magari da qua a 4 settimane. Quindi, mh, ad esempio, quando siete qua nel limbo, come lo chiamo io il limbo, non fate niente perché è, diciamo che il loro dollaro è nel suo prezzo medio. Quindi io farò trading con la logica della regressione lineare quando il prezzo è invece discostato rispetto al suo prezzo medio. È normale che, però, devo avere anche un orizzonte temporale di riferimento perché eh, la serie dei dati che sto analizzando, 100 barre, cambierà a seconda del time frame che gli do io. Quindi, se vedo il daily. Ad esempio, ora il daily è davvero molto molto interessante perché vedete è esattamente, cioè è proprio sopra, oltre la linea del fuorigioco. È oltre la linea del canale di regressione lineare. Ok, quindi, cosa si fa? Si vende? No, risposta sbagliata che mi sono dato da solo. La risposta è si aspetta perché questa è una situazione molto interessante. Perché siamo 1? Siamo ben oltre perché il canale di regressione lineare passa in area 10907, siamo 60 pips sopra, ok? La cosa migliore da fare è aspettare un ritracciamento, cioè non è che devo aspettare un ritracciamento. Scusate, aspettare un vero e proprio pattern. Quindi, se nelle prossime sedute si formerà un pattern ribassista, posso entrare il ribasso. L'obiettivo qual è? Ecco, questo è importante. L'obiettivo non è non è la linea di regressione lineare, questo è molto importante perché potrebbe un po' stravolgervi la cosa. Nel senso, supponiamo che qua si formerà un pattern di inversione, qualsiasi, come ad esempio un hammer, un inside, un outside, per chi li conoscesse. E io decido, ad esempio, di entrare short quando ha un prezzo, supponiamo sulla linea che sto tracciando ora, con l'obiettivo la linea di regressione lineare. Questo è un consiglio molto interessante perché capite che se il trend è ribassista, questa linea di regressione lineare si allontanerà sempre di più. Quello che voi dovete fare è prendere proprio il prezzo in quel momento, quindi se entrate lì, dove ho tracciato la linea io, andate a evidenziare proprio il prezzo della regressione lineare di quel momento e mettete un take profit ben definito, perché io spesso nei seminari vi dico, a me piace lasciare correre le posizioni quando possono correre, ragionare in in stop, per esempio, eccetera, eccetera. È normale che anche qua potete ragionare entrando in stop, però quando il prezzo arriva lì... Chiudete la posizione perché non ha assolutamente senso andare a pensare che possa arrivare dall'altra parte del canale, cosa che magari succederà, però non è che dobbiamo attraversare il fiume a nuoto, dobbiamo arrivare a un punto ben preciso che è un valore evidenziato sul grafico in ogni momento, che è la linea di regressione in quel momento preciso come quando noi, entri, dove noi entreremo. Se nel frattempo, prima che il prezzo arriva lì, invece lavorate con il training stop per gestire il rischio a posizione complessiva, quello va benissimo. Se volete poi dire ok, io ho già preso un profitto, la, mantengo anche il training stop, spero che vada oltre, per carità, ve la potete anche rischiare. Però la logica di questa operatività è arrivare proprio lì con un take profit ben definito. Questo lo specifico perché io spesso nei seminari che faccio, nelle strategie che propongo, dico guardate, a me piace ragionare in training stop senza mai mettere un take profit così non limito il profitto. Quello però diciamo con strategie più di breakout e trend follower. Questa invece è una strategia di ritorno dei prezzi verso la media, quindi più di inversione e il target è assolutamente ben predefinito. Andrea chiedeva, vorrei porre una domanda, in questo caso il canale a 100 livelli è molto diverso da quello a 70-75, come ci comportiamo? Rispettiamo la dottrina e cerchiamo di ponderare verso la nuova tendenza? Ah beh, è normale che ogni canale cambia a seconda del numero di barre, ovvero di prezzi che analizzi. Questo è un concetto molto importante perché ad esempio tu puoi dire, adesso già andiamo un po' oltre il discorso, però giusto per farvi capire una cosa, che ne so, andiamo su, mettiamo un altro canale di regressione lineare adesso e invece di 100 li metto 50, ok, e poi analizziamo sempre le due deviazioni standard, poi adesso iniziamo a lavorare su quello. È normale che vedi il canale è diverso, Cioè, perché stai analizzando, è sempre ribassista, però ha un'inclinazione diversa, ed è normale perché stai analizzando una serie di dati più limitata. È normale che potresti dire, ok, allora questo, se voglio analizzare più dati vado a 200, però poi avrà una reazione più lenta, eccetera, eccetera. Ecco, io dall'esperienza posso dire che con 100 mi trovo bene, tra virgolette, ecco, poi ognuno eh, può anche agire su quei parametri, ecco, non state a uno o due periodi per capirci. Uh, ok, perfetto, allora, allunghiamo un pochino il discorso e andiamo a fare questo lavoro. Quindi, questo tool è molto carino perché poi di canali di regressione lineare ne trovate, ecco, anche nella rete, tra l'altro anche questo è stato preso dalla rete, leggermente modificato, um, potete... Eh, aggiungere più regressioni lineari, o meglio, qua di base ne sono previste tre. Quindi, se voi ne volete solo una, utilizzate questo trucchetto che ho fatto vedere prima io, mettete lo stesso valore su tutti e tre i livelli. In questo caso uno solo scrive l'altra, per, per dirvi, perché questo indicatore ha, più, ha la possibilità di inserire più direzioni standard, che è molto interessante perché ora passiamo al discorso di come, a mio avviso, si può gestire il rischio. Quindi, eh, mettiamo Vabbè, questa è del colore come prima. Ehm, poi abbiamo, a me piace la, se la seconda con questo valore. Oggi aggiungiamo la terza direzione standard e la quarta direzione standard. Ricordiamoci, la due direzioni standard è verde, tre direzioni standard è rosso, quattro direzioni standard è marrone. Ok? Sempre ai 100 periodi. Vedete? Allora, direzione standard, la linea di regressione, la linea di regressione è sempre quella che coloro in azzurro o blu, ok? Poi abbiamo la seconda direzione standard che è quella verde, quindi sarà sopra e sotto, poi rossa sopra e sotto e l'altra più scura che ci si arriva molto difficilmente, però vabbè, il tool prevede di poterla indicare, può essere comoda oppure potete anche non indicarla. Ecco. Quello che aggiungiamo adesso è proprio la gestione della posizione. Quindi capite che qual è il rendimento di questa strategia molto semplice. Quando arrivo in prossimità della linea di regressione, vado a cogliere il movimento di ritorno verso la regressione stessa, quindi la sua media. Quindi, la mia logica è quella di guadagnare quella distanza lì. Che sarà le due direzioni standard, poi non sarà esattamente quello perché noi. Per aumentare le probabilità che il prezzo vada dalla nostra, aspetteremo il pattern, ok? Però per farvi capire sarà quelle due deviazioni standard. Quella distanza lì. Ora, quindi sono due deviazioni standard, 2D. C'è anche chi lavora con una deviazione standard, però a mio avviso, una deviazione standard non rappresenta assolutamente un eccesso. Um, una deviazione standard contiene molti prezzi, quindi rappresenta. Una direzione standard rappresenta proprio la, norm il normale la normale dispersione dei prezzi in una serie di dati, quindi a mio avviso non è opportuno lavorare soltanto con una direzione standard. Stefano mi chiede: ma conviene lavorare in D1, ovvero daily, con la regressione? Come obiettivo temporale consiglio 4 ore o anche 5 minuti, anzi, adesso magari ne approfittiamo proprio per scalare poi sui 5 minuti. Ora vediamo questo punto molto molto importante. Quindi qual è il rischio della mia posizione? Perché abbiamo detto prima che se il mercato prende e va dall'altra parte perdiamo e questo dovremmo saperlo un po' tutti facendo trading, <ride> che si guadagna o si perde. Um, il rischio può essere un'altra deviazione standard, io vi consiglierei semplicemente la terza. In questo caso cosa succede? Che voi rischiate una deviazione standard, quindi la, la differenza tra la seconda e la terza, a fronte della possibilità di guadagnare due deviazioni standard, ovvero il ritorno dei prezzi verso la media che abbiamo detto essere distante due direzioni standard, perché? Perché questa linea verde rappresenta la seconda direzione standard, quindi da qua a qua ci sono due direzioni standard, questo è un concetto molto semplice, cioè molto, molto utile perché a me piace anche molto gestire il rischio proprio in base alla volatilità dello strumento finanziario, come le bande di Bollinger si vanno ad ampliare a seconda della volatilità, perché prende il discorso della direzione standard, quindi dell'escursione dei prezzi, della volatilità storica dello strumento, anche il canale di direzione lineare si allarga o si stringe proprio a seconda della volatilità dello strumento finanziario e del time frame che sta utilizzando, quindi diciamo è anche un modo di auto-aggiustarsi da sola, ok? perché io sull'euro dollaro non è che devo avere un take profit di 10 pips o uno stop loss di 5 pips, io... A seconda del time frame che utilizzo, a seconda dello strumento che utilizzo, ogni strumento ha la sua volatilità, È normale che, che ne so, magari uno strumento finanziario in un giorno si muove di 120 punti, come fa il l'oro dollaro, adesso in media, in 5 minuti si muove di un altro valore completamente diverso. Vogliamo avere dei dati più precisi? Mettiamo la TR. La TR mi dice che sul grafico giornaliero l'euro-dollaro si sta muovendo di 113 pips. Su un grafico un minuto è normale che uno strumento finanziario in un minuto si muove meno di un giorno, di minuti ce ne sono molti di più, si muove di 2 pips e 9. Ok? Quindi vedete che facciamo quest'altro esempio: la distanza adesso che c'è tra la regressione lineare, quella azzurra, e la sua. Seconda direzione standard, sul giornaliero 241 pips, su un grafico a un minuto sarà molto meno, ed è di 12 pips, Ok? Quindi vedete che è sempre un discorso di volatilità, come le bande di Bollinger, come la TR, anche il canale di direzione lineare si autodatta alle nostre esigenze perché si allarga magari, adesso magari nel passaggio avete visto leggermente che si è un pochino mosso il canale e quindi è molto utile per fare trading con obiettivi di prezzo sia nella gestione del rischio quindi sia nella perdita che nel profitto davvero molto molto opportuni. Ok? Domenico mi dice sono appena arrivato, abbiamo spiegato proprio il canale di regressione lineare, un po' da là alla Z. Quindi voi potete utilizzare il terzo livello, quindi quello rosso, che sarebbe la terza direzione standard, come stop loss. Quindi, tornando al nostro esempio di prima, 4 ore, molto interessante sull'euro dollaro. Uh, andiamo ad analizzare, quindi in quest'area, ad esempio, se si formasse un'inversione un, un ora, io non entrerei assolutamente, perché non siamo così vicini alla regressione lineare. Perché, se si dovesse formare un pattern di inversione, magari si entra qua, la linea di regressione lineare è qua, quindi abbiamo questo scarto notevole. Se invece si dovesse formare nelle prossime ore un pattern di inversione in prossimità di quest'area, quindi del canale della seconda direzione standard, possiamo prendere una posizione short con obiettivo la linea di regressione lineare stessa e il suo rischio viene delimitato dalla. Dall'altra deviazione standard, che sarà quindi quando entriamo, prendiamo il punto della deviazione standard e però prendiamo quel livello lì, perché voi capite che se no in un canale realista, se io dovessi sempre dire chiudiamo sulla parte alta della reversione, più passa il tempo, più rischio di più. Ok? Quindi diciamo che abbiamo come rischio rendimento in questo caso sempre un grosso modo 2 a 1. Perché abbiamo due deviazioni standard di potenziale profitto contro una deviazione standard, dalla seconda alla terza, di potenziale perdita? Perché abbiamo detto che da qua a qua ci sono due deviazioni standard, da qua a qua c'è una deviazione standard. Chiaro questo concetto? Quindi facciamo trading proprio avendo come obiettivi di prezzo la regressione lineare, un ritorno dei prezzi verso la mediana del prezzo stesso e la sua retta di regressione, per essere precisi e la gestione del rischio complessivo basata sulla volatilità dello strumento finanziario, quindi dello strumento finanziario che usiamo, o del time frame che stiamo utilizzando. Bene, ora facciamo un passaggio successivo. Questo canale cambia di inclinazione. Questo è molto importante, soprattutto quando volete fare dei backtest, dei test nel passato, perché, dato che questo canale, vedete, lui cosa fa? Vi prende in considerazione le ultime 100 barre. Se ora andate a contare da qua a qua, sono 100 barre. Oh. L'abbiamo beccata. Vedete, se voi utilizzate il crosshair, la croce, in alto a sinistra, avete. Ecco così si vede meglio. Zoomiamo un pochino. Voi mettete il mouse sulla candela, cliccate e trascinate. Vedete? Da qua a qua sono 100 barre. La distanza di Pips è 44. poi ti, vi metto il prezzo esatto di, del punto dove siete adesso. Vedete? 100 barre perché noi abbiamo detto la regressione lineare. Di contare 100 barre. Però attenzione perché cosa succederà tra una barra? Verrà presa in esame la prossima barra e cancellata la prima. Solo che la differenza magari di una media mobile è che la media mobile vi rimane tracciata sul grafico. La linea di regressione lineare invece cosa fa? Viene, Si sposta, quindi si sposterà un pochino a destra, e l'inclinazione del grafico, la regressione scusate, della linea stessa, quella azzurra, della linea di regressione lineare, cambierà. E di conseguenza cambierà tutta l'inclinazione del canale stesso. Quindi questo è molto importante quando fate backtest, perché se voi andate a fare dei test indietro nel tempo, non siete in grado di trascinare questo canale indietro nel tempo, a meno che l'indicatore stesso ve lo permetta. Eh, I canali, l'indicatore. Eh, per capire questo basta mettere la vera e propria regressione lineare sul grafico. RL, regressione lineare. Gli mettiamo sempre 100 di parametro. E forse si capisce un pochino meglio. Allora, noi abbiamo la regressione lineare che adesso passa di qua e qua ci siamo. Però attenzione, questo, questo indicatore vi fa vedere proprio l'andamento della regressione lineare nel corso del tempo. Quindi, ad esempio, in questo periodo qui. Aveva sicuramente un'indicazione ribassista, vedete che tra l'altro è anche molto carino l'indicatore perché è rosso quando scende e verde quando sale. Poi, in questo caso, possiamo immaginarci un canale che aveva questa indicazione qua: inclinazione. Qua un canale molto ribassista. E ora abbiamo questo canale che ci troviamo in questo momento, è chiaro. Stefano mi dice: se imponessi 150 barre avrei maggiore approssimazione, sarebbe più precisa la previsione. E quel discorso che abbiamo fatto prima. Guardate, io ho trovato in 100 un numero che va, va bene, nel senso, a mio avviso, ehm, non è né troppo veloce né troppo reattiva né troppo lenta, perché è normale che se poi metti 200 c'è sempre quel problema che poi magari è troppo lenta, eccetera, eccetera. Quindi co con 100 già 100 non è pochissimo di levità, sono 100 barre prese in esame, è normale che si può comunque come tutti gli indicatori lavorare su questo numero, se uno dice guarda io preferisco 112 invece che 100, per carità ci mancherebbe, eh, numero aureo dice Ezio, Eh, se no mettete un 161 numero di Fibonacci, <ride> potete, potete anche far così. Uh, io diciamo con 100 mi trovo bene, tra virgolette, poi il concetto di trovarsi bene nel trading è relativo, però diciamo che soddisfa le due esigenze, cioè non una, una serie di dati troppo lunga né troppo corta a mio avviso. Perfetto. Ultimo, in, ultima indicazione che ci manca è questa a mio avviso, un qualcosa che mi modifichi l'intensità del trend, anche se a disavità questo vi può essere data dall'inclinazione della linea di regressione lineare, ok? Però la famosa slope, che è proprio l'inclinazione. Mettiamo 100. I colori sono quelli che saranno. Vedete, questo cosa ricorda molto il MACD. Comunque è un, può essere utilizzato come un indicatore di momentum e va a misurare L'inclinazione della retta di regressione in termini di pips sul time frame di riferimento che state utilizzando in questo momento ovviamente. Comunque, eh, indica indicazioni di questo tipo possono essere utilizzate proprio per gli amanti, ad esempio, dell'analisi ciclica. Ad esempio, quando si è parlato di MADDIN a tre seminari, io ho descritto come a mio avviso un indicatore molto buono per fare analisi ciclica, cioè per capire. Qual è l'intensità del trend del, in questo momento? Quale minimo che vediamo adesso può rivelarsi effettivamente un minimo di periodo? Perché, ad esempio, io so che l'euro dollaro ogni x barre su 4 ore può fare un minimo importante. Quindi, io posso misurare proprio eh, queste escursioni. Ad esempio, anche se qua è durata troppo, però, vedete, ad esempio, qua sono 78 barre. Poi c'è stato un movimento molto importante di 233 barre qua c'è stato un movimento di 130 barre, qua c'è stato un movimento di 60 barre, quindi ad esempio posso dire guardate su 0 dollaro, su 4 ore, ogni 75 barre si esaurisce un ciclo, quindi ad esempio la spinta impulsiva razzista di adesso, se dura più di 75 barre, può essere magari rappresentare, siamo arrivati a 78 barre, quindi potrebbe essere, rappresenta la fine di un ciclo se questo Ciclo che eh, poi non sono così, tanto vedete che poi questi periodi sono sempre molto diversi, quindi non potete dire che l'euro dollaro fa un massimo o un minimo o in 78 barre. però se avrò questa conferma ulteriore da quello che dicevo prima, ovvero: ok, il prezzo salirà ancora un pochino, quindi fa l'ultimo lungo, poi lì inizia a perdere momentum. Voi vedrete questo indicatore qua che scenderà, magari diventa anche rosso, un pattern potenziale di inversione e prendete posizione short. Okay? Quindi questo per dirvi che qua sono tre indicatori, però quello che tutto sommato interessa è il canale di regressione lineare che già vi dà praticamente tutte le informazioni perché vi dà proprio la forza del trend, inclinazione della retta e dove siamo? Se siamo su un eccesso meno, cioè se siamo sulla linea di regressione lineare, quindi se il prezzo è sulla linea azzurra, siamo nel limbo, siamo a metà del guado, non sappiamo dove si andrà. Quindi, piuttosto che fare cavolate, non faccio niente o cerco un'altra opportunità, magari riducendo il time frame o soprattutto cambiando il strumento finanziario. Se invece siamo, come in questo momento sull'euro dollaro, vicini a una uh, deviazione standard quindi questa linea verde, questa è la seconda direzione standard e magari, magari si forma un pattern ribassista, A mio avviso, possiamo avere la probabilità della nostra. Okay. Lavoro in rischio rendimento 2 a 1, che mi permette anche di sbagliare molto. Eh. lavorare in rischio rendimento 2 a 1 vuol dire che se io chiudo in profitto il 40% o anche meno dei miei eseguiti, guadagno. Andrea mi dice. Si può usare la regressione lineare, slope, che sarebbe quell'indicatore che abbiamo messo prima, la linea rossa e verde che vedete, in termini di divergenze rispetto al prezzo che si forma nel canale, può essere indicativo? Praticamente tu devi sempre avere una corrispondenza, se no vuol dire che l'è settata con parametri diversi, tra dove passa il prezzo della regressione lineare e. La linea di regressione lineare perché diciamo che il concetto è lo stesso. Adesso questo approfondiamo. Francesca mi chiede: potresti mettere una media mobile 100 periodi per vedere la differenza rispetto alla slope. Certo, domenico mi dice: io ho ricevuto una mail in indicatore iReg, è questo quello che sto vedendo questa sera. Allora, quello è un indicatore ottimo, nel senso che è una regressione lineare, è diciamo la stessa cosa. La differenza è che nel quell'indicatore lì che avevo mandato tempo fa tu aggiungevi una regressione lineare alla volta, quindi che ne so, prima ti mettevi la 2, poi aggiungevi un altro, uh, un altro canale di regressione lineare e mettevi la terza direzione standard, in questo caso invece puoi metterli fino a 3 insieme, però è sempre, diciamo che vabbè, se vuoi essere preciso te lo posso mandare, ti mando questo, se no il concetto è sempre quello. Comunque se sovrapponi, se tu ad esempio metti quell'indicatore quel lì e questo indicatore qua, con la stessa, lo stesso numero di regressione lineare 100 periodi sono sovrapposti quindi praticamente è la stessa cosa ecco canali di regressione lineare ne trovate ecco in giro ci mancherebbe ehm, quindi andiamo invece a mettere come ci chiedeva Francesca la, una media mobile per vedere la differenza 100 periodi un colore un po' diverso mettiamo l'arancione su Wiscott vedete che è molto più lenta la linea arancione rispetto a quella rosso-verde che è la, il discorso della regressione lineare abbiamo messo 100, 100 periodi vediamo più semplice 100 periodi è molto più lenta e sempre più lontano dal prezzo okay? quindi giusto questo per fare il paragone che ci chiedeva Francesca Perfetto, quindi noi abbiamo il nostro kit di indicazioni, riduciamo drasticamente il tutto, andiamo sui 5 minuti, vi ho detto che H4 e 5 minuti sono due ottimi time frame a mio avviso, è normale, dipende dalle vostre esigenze, se volete fare trading intraday utilizzate anche i 5 minuti o il 15, non andate a aspettare 4 ore, ok? Andiamo a commentare quello che sta succedendo ed è successo sull'euro dollaro, allora abbiamo eh, il verde, che già ci fa capire che il trend è resista. Il canale di regressione lineare che è impostato rialzo, allora il canale di regressione lineare lo potete utilizzare da solo. È normale che questo vi dice che c'è momentum, però lo vedete da soli perché la regressione lineare, ovvero quella azzurra, è effettivamente molto impostata al rialzo. Questo effettivamente vi misura la sua inclinazione. Okay? Poi abbiamo ovviamente la corrispondenza della regressione lineare con la retta di regressione lineare, perché questo punto qua deve sempre essere lo stesso, se no vuol dire che avete magari uno a 100 per e l'altro 50, due valori diversi. Ok, Cosa fareste voi in questo, in questo frangente? Vedete, quindi la logica è questa, la logica è cogliere questi movimenti, ad esempio qua vedete se è formata questa candetta con l'ombra lunga, come le chiamo io, poi qua un altro pseudo hammer. E vedete, si vanno a prendere questi movimenti con ritorno di prezzo verso la media. È normale che sui 5 minuti il movimento è abbastanza breve, così come il rischio sarà molto breve. In questo caso addirittura si parla di 2 pips di. no, no, di 27 pips, vabbè, non è poi pochissimo. 27 pips non è poco. È normale che quando fate trading nell'intraday dovete per forza utilizzare un intermediario che abbia uno spread molto basso, non è che potete pagare 3 punti di spread. Quindi, la logica è cogliere questi movimenti, quindi dalla, da qui ritorno alla regressione lineare, da qui ritorno alla regressione lineare, da qui ritorno alla regressione lineare. Questi movimenti qui. Ora, cosa potrà succedere? Se il prezzo dovesse allinearsi verso questi valori, con un pattern di inversione, potremmo ambire a prendere questo. Futuro eventuale movimento che si potrà verificare. Qual è il rischio? Quando entrate, mettete stop loss qua sotto, sulla terza direzione standard, o sulla quarta, ecco. Però tendenzialmente questo dipende un pochino da voi se volete lavorare con rischio rendimento 2 a 1 e quindi mettere stop sulla terza o 1-1 e quindi mettere stop sulla quarta. Però io con la terza direzione standard già vi dico che si lavora molto, 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 molto. Molto, molto, molto bene. Guardate, la logica è proprio quello che vi chiedo di non andare a comprare quando il prezzo tocca il canale di regressione, perché se, se, se adesso parte un trend contro, sfavorevole, la logica è proprio questa, non entrate più, cioè se adesso il mercato prendeva giù, la, 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 il canale di regressione lo tocca per forza, cioè il prezzo per andare giù passerà di là per forza, non è che ti salta a livello. Quindi tu, se adesso la barra fa questo movimento, non entri solo perché ha toccato la, la, il canale. Quell, la logica è proprio di dire: Ok, ma il trend è ancora in piedi. Perché già qua vi sta facendo dire: Guardate qua, il, già il prezzo è salito molto. Qua è tutto verde. Adesso si inizia a scendere. Quindi, se si inizia a scendere, non fate niente, non andate short. Non andate sicuramente short perché allora siete entrati troppo tardi. Allora, o entravate qua. Cioè questo può essere, è ora di prendere il treno, vediamo dov'è il prezzo rispetto al, al canale di regressione lineare. Se il prezzo è qua sotto, sicuramente non posso entrare short, perché sto vendendo a un prezzo troppo basso. Piuttosto aspetto che cambierà proprio il canale, prenderà tutta un'altra forma, cambio time frame, cerco un altro strumento finanziario, ce ne saranno un sacco. Ok? Ad esempio l'analisi che voi potete fare tranquillamente per chi ha poco tempo per fare trading è questa. Ok, allora euro-dollaro, interessante, me lo devo seguire, questo è un 4 ore. USDCHF, no. Canale ribassista, chi se ne frega, ma siamo in mezzo al guado, siamo sulla linea azzurra, vado avanti. Questa valuta, oh bello, gbpcHF Cacchio, non l'ho mai tradato magari in vita mia, però mi dice che siamo qua, zoomiamo un pochino, c'è un pattern. Uh, si, sì, qua si è formata un no? side, ecco, quello che dovete evitare questo è anche un altro rischio ci vuole pazienza nel trading, la pazienza del pescatore questo sì, questo no perché vedete che qua c'è questa candela con l'ombra lunga, poi c'è la chiusura sotto questa candela che viene praticamente sulla, questo è fantastico, questo è da manuale quindi voi entrate proprio sulla regressione lineare, sul canale vi prendete praticamente le due deviazioni standard di profitto con una delle sei di, di rischio che lo stop loss va qua sopra e questo è perfetto da manuale. La situazione attuale invece, qual è? Che qua ha fatto questi spike quando si verificano questi spike, queste candele così, dov'è che entrereste voi ad esempio? Qua, ad esempio, si potrebbe valutare di entrare alla rottura di questo minimo. Se, se dovessimo ad esempio rompere questo minimo, potremmo entrare short. Però qual è il problema? Che siete già il canale di regressione passa qua, voi vendereste qua sotto, vedete quanto poi già vi... Cioè, Diciamo che il rischio di rendimento non è più così fantastico, ecco, nel senso che già entrereste un po' a metà del guado, quindi un po' ci vuole la fortuna di beccare quel pattern che si verifica proprio in prossimità del canale di regressione, e, e, perché si rischia che con la conferma dell'inversione, con il pattern, purtroppo, Aumenti la tua validità statistica di numeri eseguiti che avrai a favore, che quindi è bene, però rischi che, che entri troppo tardi, quindi piuttosto è meglio non fare il trade. Però siamo qua un po' per aumentare la probabilità che i nostri eseguiti vadano a un buon fine. GBP USD è fantastico perché? Perché è partito da un trend forte, quindi ad esempio qua ci sono due, vabbè questo è passato, quindi chi se ne frega, vedete questi sono i momenti, qua short, poi qua long. Ora, cosa può succedere? Come l'eurodollaro? Se dovesse beccare un pattern in quest'area, va benissimo. Oppure, magari il mercato continua a salire, in, nel suo sali-scendi andrà a beccare la parte inferiore del canale e lì si verificherà un pattern. E poi si entra sul. Questo è anche probabile che si verificherà su GBPUSD, quindi questo è anche molto interessante da monitorare. Eurodollaro, l'abbiamo già visto. dollaro yen è nel limbo, non si fa niente. USD CAD tanto quanto, Audi USD ecco. Questo è interessante, uno perché ci fa vedere proprio quello che diciamo prima, se c'è un trend, vedete, questo livello del canale di regressione lineare, la linea verde, è stata bellamente superata, non c'è stato nessun pattern di versione, vedete che questo mi buttava direttamente sul mio stop loss, che, che è qua, la linea rossa. Quindi per quello, cioè quando c'è un trend è per forza che supera quel livello, quindi per questo è, che è importante aspettare un pattern. Okay? Quindi qua cosa si fa? Qua, qua potrebbe essere un'opportunità, perché uno dice, cavolo, allora adesso però se c'è un pattern ora, che magari si verifica, anzi è molto probabile, dalla terza direzione standard addirittura posso quindi ambire a guadagnare tre direzioni standard, perché da qua possiamo arrivare qua e ne rischio sempre una mettendo quindi lo stop loss sulla quarta promosso, in pieno, ottimo, fantastico, mi va benissimo io l'unica cosa che vi direi, sapete cos'è, è quando viene raggiunto il canale di direzione questo canale qua, andate fra free risk, spostate lo stop loss dalla quarta direzione standard alla terza così se il mercato ritorna su, dato che il canale è razzista, molto probabile che succeda vi viene, venite buttati fuori a zero quindi avrete un rischio rendimento di 3 a 1 dalla terza diversione standard alla linea di regressione lineare, notevole, lo stop loss è la quarta, quindi 3 a 1 di rischio rendimento, però utilizzate l'accortezza che quando viene raggiunto il canale di regressione andate, cioè, andate a spostare lo stop quando andate a fare risk. La stessa cosa, di la verità, la potreste fare anche quando giocate sulla seconda deviazione standard, con un ritorno dei prezzi verso la media. Se voi avete l'accortezza di dire, ok, indicami anche una deviazione standard, quindi diciamo questa della quarta sposta ma la prima. Ad esempio, quando voi entrate sulla seconda deviazione standard, quando vi arriva sulla prima, spostate lo stop loss a livello d'ingresso, quindi potete utilizzare la prima direzione standard, non per entrare, come vi ho detto prima, perché capita molto che c'è quel movimento lì, ma per gestire poi la posizione. Andrea mi dice, ODUSD si trova inoltre su un massimo passato molto importante, perfetto, quindi però attenzione, i massimi sono fatti anche per essere rotti, aspettiamo il pattern. Domenico mi dice su euro dollaro su 15 minuti, volendo la rottura del massimo della candela precedente, ci sarebbe un segnale buy, giusto? Euro dollaro a 15 minuti, ecco. Questo è interessante perché, vedete qua, questo, questo è uno pseudo hammer non perfetto sulla regressione lineare e poi c'è stata la rottura di questo minimo, quindi da 1,0973 si va giù. Una cosa ecco, questo è anche molto molto interessante, il posizionamento dello stop loss. Finora vi ho detto una cosa molto semplice, lineare, entrate sulla deviazione, seconda direzione standard però aspettando il pattern, quindi non entrerete esattamente sulla de, seconda direzione standard purtroppo, però è meglio aspettare il pattern sicuramente, e mettete lo stop loss sulla terza direzione standard. Quando vi vedete questi classici pattern che piacciono a me molto semplici, neanche puliti, uno si può chiedere giustamente, e me lo chiedo tuttora anch'io, se lo stop loss lo metto sulla deviazione standard o sul, sul massimo del pattern, perché capite che la deviazione standard comunque è più lontana. Cioè la deviazione standard passa a 1,10 esatta. Il massimo del pattern passa a 1,0989, sono 11 pips per fare trading su 15 minuti. L'obiettivo poi di prezzo è di 40 pips. 11 mi rappresenta già il 25% di un potenziale profitto. Ok? È normale che uno può, metter, può valutare anche di tenere lo stop loss più vicino e di metterlo appena oltre il massimo del pattern. Se lavorate come vi dicevo io, di sicuro non vi sbagliate, ecco, lasciate più spazio alla manovra. Quindi mettete lo stop loss sul livello della terza direzione standard, però in quel momento. E eh, non è che se poi si sposta la candela, eh, si sposta il canale, spostate voi anche lo stop loss. Lo stop loss, una volta che l'avete piazzato, lo modificate soltanto, diciamo come training stop. Ok. Non è che poi continuate a spostarlo più là nella speranza che non vi venga mai preso, perché sennò va a finire che dove volete perdere i 10, perdete 100, magari vi bruciate il conto, cosa che purtroppo accade. RDB mi fa una domanda affascinante, cosa ne pensi di associarlo alle kinashi? Fantastico, sì, decisamente ottimo, anche di Echinashi abbiamo già parlato diverse volte nel nostro percorso formativo, anche le kinashi contiene indicazioni proprio riguardo alla volatilità dello strumento finanziario, quindi perché include il calcolo dei pivot points, fa delle candele diverse a seconda di quello, quindi il concetto è molto simile, può, assolut può sposarsi assolutamente, decisamente con questo. Ok, perfetto, ehm, andiamo, magari approfittiamo anche del fatto che l'America in questo momento, eh, che è successo, sono arrivati un po' di dati dagli Stati Uniti, ci dà più movimento, Vediamo un po' il Nasdaq. Allora, i movimenti così veloci non ci interessano perché tanto sono partiti da quando si era nel limbo, non si possono carpire ecco, con, questo, con la regressione lineare. Quindi si lavora in maniera molto tranquilla. Vedete, con la regressione lineare si fanno prendere questi movimenti, da qua alla, alla regressione, basta, e poi eventualmente va dalla parte opposta, vedete qua c'è una serie di pattern, si prende anche il momento rialzista, se, se il mercato invece continua ad andarti contro e si in stop di una, ok? quindi lavorare col il rischio rendimento 2 a 1 che però ribadisco dato che non si entra esattamente sul livello di regressione lineare, il rischio rendimento non è proprio 2 a 1, può essere 1,80-1,90. ti permette anche di chiudere il 60% volendo anche un po' di più delle tue operazioni in perdita. Eh. Bisogna sempre avere questa pazienza perché tanto poi lo so che una persona magari fa tre seguiti, ne sballa due e si arrabbia pure, però è così. Andiamo a vedere quali indicazioni ci può anche dare la, lo slope sotto questo indicatore che ci ricorda molto il MACD, che comunque è un indicatore di momento, un po' alla fine è tutto sommato visto così. Vedete, vi va a evidenziare magari degli eccessi di prezzo poi sarebbe interessante vedere in quel momento il canale come era sicuramente era inclinato positivamente, perché ad esempio sicuramente, se qua ci pensate, se avete più o meno capito tutto finora, come era in questo frangente il canale di regressione lineare, la linea di regressione verde è decisamente inclinata a rialzo, quindi qua è facile pensare che il canale di regressione lineare era qua ed era qua. Quindi qua sicuramente su questo slancio positivo del DAX, si andavano a prendere un paio almeno anche di più tre direi di segnali long poi con il ritorno del prezzo verso la media quindi la logica di questo del tutto che poi il tutto si riassume con i semplici canali di regressione lineare ecco questi due, altri due indicatori sono, sono in più ecco per carità però vanno a riassumervi quello che c'è già cioè il canale della la linea di regressione lineare vi serve magari anche un po' per capire come si è comportata la regressione lineare su questo strumento finanziario però voi dovete sempre avere il canale di regressione lineare qua, avere questi altri due indicatori sul grafico non vi dà fastidio. Voi potete dire, ok, mi metto un bel Nasdaq a 5 minuti, ora cosa succede? Beh, mi fanno un'inversione su questi livelli, eh, vedete, anche qua non è perfetto, nel senso che il prezzo si è fermato esattamente appena, pri non esattamente, appena prima del canale di regressione sui 5 minuti. Quindi sicuramente qua... Se adesso il mercato prendeva giù io non entrerò short perché il pattern se si dovesse ferma, fermare formare un pattern su questi livelli magari mi fa entrare già a metà del guado, quindi non ne vale la pena. Se invece adesso va un pochino giù, torna su, qua, mi disegna un pattern ribassista, allora ne vale la pena decisamente. Piazzo il mio stop loss, o sul massimo del pattern, o sulla terza elevazione standard, ok? Perfetto, poi Stef, eh, Domenico, Stefano sono uscito e rientrato, non sentivo più, non so se hai letto la mia domanda a questo punto, Delle, no, tu del 15 minuti sì l'avevamo commentato prima, RDB mi dice sulla base della tua esperienza è meglio usare 5 o 15 minuti, Guarda, sulla base della mia esperienza io vi dico H4 e poi scalate, H1 potete utilizzarlo, 30 minuti potete utilizzarlo. Io i time frame corti non li adoro, per carità, volendo potete anche utilizzare un minuto, soprattutto sulle valute, soprattutto con Swissquot che vi permette di accedere al mercato interbancario, esecuzione STP molto precisa, spread non 3 pips ma a partire da 0,8, ecco, quindi volendo anche il minuto. Se vi dovessi consigliare un time frame, il re è sicuramente 4 ore, soprattutto sul mercato delle valute, Gold, sì, certo, gold mi chiede Carlo, vado subito e poi da 4 ore potete tranquillamente scalare, potete anche utilizzare volendo l'approccio multi-time frame che però vi complicherebbe la cosa, l'approccio multi-time frame vuol dire ok, 4 ore mi dà un segnale ribassista, lo prendo solo se anche su H1 me lo conferma, però in questo caso avere H4 sul canale di regressione lineare anche H1 sul canale di regressione lineare vi complica davvero molto. La vita, infatti dico, guardate, il canale di versione lineare è anche utile per uno che dice, ma io non è che me la cavo tanto con il trading, l'analisi tecnica, cioè non è che non me la cavo, che non... eh, so, ho iniziato a interessarmene adesso, boh, non lo so, vorrei evitare di fare cose troppo complicate. Tac, canale di versione lineare, un concetto statistico, vi dà la tendenza, vi esprime il trend, vi farà sbagliare, però lì avete il vantaggio che dite, ok, non sono io che ho sbagliato. È la statistica che non funziona non serve a niente <ride> l'importante adesso scherzo l'importante è che seguite delle regolette perché h4 questo abbiamo visto anche stamattina h4 sul gold esprime l'essenza della fregatura perché qua c'è questa candela con l'ombra lunga che mi piacciono tantissimo questa è un po' una simil doji una doji per chi conoscesse le basi di analisi tecnica poi effettivamente a, a, il gol è andato sotto questo livello, però, come diciamo questa mattina questo è importante, attenzione perché qua siamo in mezzo al guado quindi non si entrerebbe quindi, qua di fatto, con la regressione lineare e con un po' di analisi perché qua c'è il concetto statistico. Che è la regressione lineare c'è un po' di analisi tecnica che, è giusto, un qualsiasi pattern che volendo vi potete anche inventare voi nel senso, non è che dovete forzare l'entrata a me. Poi, che uno cerca l'hammer perfetto, la doji perfetta, la, tutti i pattern che conoscete, inside, outside, eccetera, io vado sempre a isolare questi livelli, queste candele con l'ombra lunga. Però, vedete che qua, già come vi dicevo prima, entrare sotto questo minimo è stupido perché entriamo già troppo vicini alla linea di regressione lineare rispetto alla seconda direzione standard. Quindi, se io li shorto, è una forzatura che faccio io. E poi, vabbè. Posso anche andare a perdere, ci mancherebbe. Eh, in questo caso comunque neanche si entrava, quindi tutto sommato mh, nulla di sbagliato. Invece guardate in questo caso qua, guardate qua sotto. Qua sotto è perfetto perché c'è una doji, un pattern di inversione, questo pattern con l'ombra lunga, e poi due candele sopra va a rompere quel massimo e siamo proprio attaccati al canale di regressione lineare. Quello è la quintessenza del trading sulla, sul canale di regressione lineare. Vedete invece in questo caso ha toccato il livello qua a sinistra, ma non stato, cioè il pattern poi praticamente si è verificato poi in prossimità della regressione, quindi poi i segnali che vengono generati con il discorso del filtro sul pattern non sono tanti. Ecco invece il gold adesso è un canale ribassista, situazione molto interessante perché è simile a quella che abbiamo appena commentato su audio SD. se si verificasse un pattern ribassista sulla terza regressione standard va bene. Tra l'altro avreste un rischio rendimento di 3 a 1. Utilizzate quell'accorgimento che ho detto prima, ovvero il vostro stop loss che inizialmente mettete sulla quarta direzione standard, in questo caso, quindi qua sopra, appena vi viene raggiunta la seconda, quindi entrate short, appena il mercato vi passa sulla seconda direzione standard, il vostro stop loss da qua sopra lo spostate a livello di ingresso più un tick, vi ripagate il caffè, il cappuccino il brioche, quello che volete e mal che vada, il mercato di e vi butta fuori diversamente vi andate a guadagnare tre direzioni standard che butta le via cioè è difficilissimo guadagnare tre direzioni standard già perché non è così facile trovare il prezzo di un asset che si scosta così tanto dalla sua mediana cioè non è un evento raro per carità ma non avviene così frequentemente cioè come le bande di Bollinger se mettete la terza o la quarta direzione standard non è così così frequente che vi vengano toccate, ma non è così raro, si verifica che so sul 3% delle candele circa. Okay. Eh, Francesca mi diceva ha superato il massimo del giorno prima a 1204, sì. eh, Antonio dice anche sulle materie prime consigli H4, sì, stiamo vedendo ora il gold, H4 infatti anche in questo caso, Stefano mi dice ma il canale di regressione non coincide sensibilmente con il canale di trend? Eh, beh, dipende, magari un canale di trend che è calcolato proprio sulla regressione. Dipende come è calcolato con l'indicatore che utilizzi. Domenico mi dice: Ah, quindi hai letto la domanda, purtroppo non ho sentito il tuo commento. Eh, vabbè, dai, tanto c'è anche la registrazione. però cosa è che mi chiedevi che la rivediamo al volo: eurodollaro, 15 minuti. Allora, eurodollaro, 15 minuti non andiamo anche a rivedere. Ci mancherebbe poi. L'eurodollaro eh, interessa sempre a tutti: lo strumento più scambiato. Ma tradatelo L'eurodollaro. Ecco, ad esempio, canale di regressione lineare, facciamo una considerazione stupida, quella considerazione che mi piacciono. Cioè, con un canale di regressione lineare così, di sicuro non fate troppe cavolate. Perché, ad esempio, c'è, cioè, ne so, uno mi dice, io sono short da 1,06. E vabbè, eh, prenditi la perdita finita lì, ti prendi, perdi una direzione standard all'inizio, ma non ti perdi 300 pips dopo. Questa è una considerazione stupida, ma è così, perché guardate che a mio avviso la maggior parte delle persone chiudono operazioni in profitto, questo me lo dite un po' tutti voi, ma chiudere la maggior parte delle operazioni in profitto, anche l'80%, non vuol dire che alla fine del mese si esce con il più. Perché si lascia troppo correre la perdita? Qualsiasi indicatore, ma tranquillamente il concetto statistico di regressione lineare, vi evita questo svarione, cioè io ok, entro short. Io entro short, supponiamo che so, qua perché c'è un eccesso. Bene, posso guadagnare o posso perdere? Se guadagno, come magari qua è andata bene, mi guadagno il mio tot, il mio pane. Cioè, riesco anche a darmi con un, un indicatore di questo tipo un obiettivo anche nel bene: nel senso, take profit. Quanto è giusto guadagnare? Ma guarda, adesso se io voglio fare trading su 15 minuti, se voglio fare trading su 15 minuti è giusto guadagnare 33 pips, con questa volatilità qua, su questo strumento finanziario qua, perché se vado sul dollaro yen non è più 33, sul dollaro yen adesso cos'è? È 11, si vede che c'è meno volatilità, su SD card è 24, ok? Quindi vedete che avete indicazioni importanti, molto semplici, cioè quanto è lecito guadagnare quanto perderò eventualmente? Cioè non perderò 300 pips, se perdo ne perdo 22. Dovete assolutamente fare in modo, con la vostra conoscenza, questo è un discorso molto semplice, richiede un pochino di pazienza. Ci sono dei tool come il Chart Manager che Giuseppe Musciarelli ad esempio offre, che vi dice: Ok, ma 22 pips, cosa vuol dire in termini di euro? Ho cioè 1200 euro sul conto. Cosa faccio? Metto 1200 euro su questa posizione? Fallo, vengo a casa io e ti taglio le mani. Non farlo, non, mettere tutto il, cioè non entrare con 10 lotti. Devi sapere cosa vuol dire 22 pips di rischio. Cosa vuol dire 22 pips di rischio? Domanda? Domanda stupida magari, però ve la faccio perché poi alla fine, questo errore di sottovalutazione lo facciamo un po' tutti e forse dobbiamo farlo. Soprattutto l'uomo ci deve passare. Ehm, poi quando capisce che magari si brucia il conto, magari dopo averlo fatto, sperando solo una volta, un conto piccolino non lo fa più. Um, 22 pips vuol dire, se entro con un lotto, un lotto sono 10 dollari a pip, sono 220 dollari. Okay? Quindi, con quanti lotti devo entrare? Con 0.1, con 0.2? con 2.5 dipende da me stesso, da quanti soldi ho sul conto, da quanto voglio rischiare per ogni singola operazione, ci sono dei tool come il Chart Risk Manager di Giuseppe Muscerelli ad esempio, eh, che vi dà la possibilità di dire ok, eh, in automatico il software se dico di rischiare il 2% del mio portafoglio fa il calcolo per me devo do solo fare click, non è l'unico per carità, è fatto molto bene quello, eh, ce ne sono altri. Okay. Oppure c'è, ognuno si fa i calcoli con l'ABA, con la calcolatrice, il pezzo di carta, quello che volete, però attenzione perché quella parte, con quell l'aspetto del trading, la gestione del rischio non è mai da sottovalutare. Il, la regressione lineare, il concetto statistico di regressione lineare, poi c'è questo indicatore che vi butta tutto sul grafico stesso, eh, vi dà anche l'opportunità di gestire l'operazione della Z, cioè il tech profit è lì sulla regressione lineare, quella lineetta azzurra, però mi raccomando. Non la lineetta azzurra, vi faccio qua un esempio che viene molto bene, perché ad esempio se qua uno dice ok io shorto da qua, usiamo un colore più scuro, io shorto qua. Il vostro obiettivo di prezzo è quando entrate andate a vedere dove passa, perché se noi entriamo su questa candela il vostro take profit sarà qua sotto, non è che poi sarà qua, qua, qua. Vabbè, Quando si parla di tech profit a mio avviso è meglio accontentarsi, quindi se ragionate in trailing va bene, oppure se comunque accorciate il tech profit va bene, ok? Quando si parla di stop loss non, non abusate della cosa, perché ad esempio un, uno stop loss di quando si è entrato da quel punto di ingresso è la terza direzione standard, quindi qua sopra, non è che poi lo stop loss lo spostate, bla bla bla, bla vabbè, che ci sarà anche il canale di direzione lineare che cambierà. Ok, Stefano mi dice: Andrea mi dice un lotto 220 euro, un lotto era 220 dollari per essere preciso. Stefano mi dice se ho capito bene: stop e take profit sulla perpendicolare e non sulla linea della candela, sulla perpendicolare che sarebbe la linea di regressione lineare. Per capirci, stop, il take profit. Gli stop loss invece li metti sempre sulle linee che però esterne che rappresentano le deviazioni standard, in questo caso la rossa è la terza o la marrone la quarta, noi lavoriamo sulla deviazione standard che sta appena dopo la deviazione standard che mi giustifica l'ingresso, questo per riassumere un po' quanto detto. Ehm, fatemi domande, rimango a disposizione, ovviamente info.schwiscott.eu la nostra email per tutti gli approfondimenti, 800 148 261, rimango anche a disposizione soprattutto per eh, il discorso seminari perché adesso la pagina dei seminari del mese prossimo è vuota. A maggio avremo l'ITIF, l'Italian Trading Forum, saremo presenti con un nostro stand mega galattico come l'anno scorso e forse anche di più a Rimini, il 21 giovedì e il 22 venerdì maggio, anno domini 2015, quindi tra poco più di tre settimane, sarà sempre un appuntamento molto importante per incontrarsi. Invece per quanto riguarda gli appuntamenti online, adesso la nostra pagina rimarrà vuota, domani vedo di aggiungere tutto il percorso del mese di maggio, fatemi sapere quali argomenti preferite approfondire perché a me piace basarvi molto sulle vostre indicazioni, sul nostro sito sweetscott.it, in basso a destra trovate su tutte le pagine i nostri social, in particolare YouTube, c'è il canale YouTube dove potete vedere un po' di tutto, di più, metterò anche questo da domani, lo trovate sotto indicatori per MT4, dato che ci sono degli indicatori qua sulla regressione lineare, e mi raccomando che ancora non l'avesse fatto, squiscot.it, il nostro sito, squiscot.it mi raccomando, IT. Domenico mi dice, Domenico, vorrei, eh, Stefano, io vorrei ricevere l'indicatore che stai utilizzando, certo, GB sempre molto chiaro, perfetto, grazie. Eh, bah bah bah, cosa dirvi di più? Il nostro sito lo conoscete, infocurse.it la nostra email, 800 148 261 è il nostro numero verde, in basso a sinistra c'è la chat che è tendenzialmente è operativa dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, italiche, basta, ditemi voi. Siamo Qua non scappiamo, grazie a tutti della serata e buon trading con la statistica e la regressione lineare oppure con tutto quello che volete. Vi ricordo che tutte le informazioni fornite durante tutti i nostri seminari eh, sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. I CFD e CfDFAR sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, mi raccomando, è fondamentale avere le basi dei rischi, il concetto di rischio, marginazione. Valore punto, queste cose qua. Anche per approfondire questi concetti base, abbiamo a disposizione i nostri video Forex Forever, ad esempio, è un seminario molto utile per chi vuole vedere, approfondire le basi del trading, ma non solo le basi, perché poi si parla anche un po' di correlazioni. Eh, abbiamo anche un altro seminario proprio sui CFD e abbiamo anche un ebook molto interessante. Quindi, eventualmente chiedeteci questa informazione: in infochio Grazie, buona serata buon mm -hmm. trading.